Ebbene, siamo nella bottega dei lavori di filatura, in questo caso con la signora Concettina. Buonasera, signora. Buonasera, buonasera. Allora, voi di che cosa vi state occupando? Noi ci occupiamo di tutti i fili, dalla lana alla canapa al cotone. Infatti abbiamo vari attrezzi, dalla lana per la scardalana, per fare poi piccole matasse, gomitoli, che poi vengono trasformati in maglioni, calzettoni, sciarpe, cappelli, a quello che serve per l'inverno. Invece per il filo, che sarebbe questa, la canapa, la usiamo dopo filata, fatto i gomitoli lo stesso, la usiamo per le maglie estive, per le coperte, le lenzuoline, tutto ciò che serve per la casa, per gli indumenti personali. E poi per abbellire i nostri corredi usiamo merletti e pizzi. E questi sono più o meno i lavori che riusciamo a creare con i nostri prodotti che filiamo e lavoriamo. Certo, allora lei è qui intanto in questa postazione insieme alle sue colleghe che poi andremo a conoscere. Invece, per quanto riguarda quello che state realizzando, il tombolo. Questo veramente si chiama pizzo di Cantù. Nel dettaglio, quindi questa lavorazione qua. No, è proprio la tecnica che si chiama pizzo di Cantù. Invece ci stanno vari passaggi e questo si distingue da quello aquilano, da quello di Isernia, da quello sardo, quello siciliano. Ognuno ha una tecnica particolare. Bene, intanto ci ricordi un attimino quali sono, diciamo, i principi fondamentali per il tombolo, visto che lei è quello che sta usando in questo momento. E fuselli. Quindi, insomma, abbastanza, sembrerebbe semplice. Questo qua si usa anche con l'uncinetto. Dopodiché si utilizzano le mani. Sì, è un treccio di fili, questa è una piccola tessitura proprio, vera e propria. Ecco, volendo imparare, diciamo, un'allieva di piccola età, quanto tempo impiega per imparare l'arte del tombolo? Più piccoli sono, prima imparano. Ecco, per quanto le riguarda, ci sono i suoi discendenti, altre generazioni di. Una signora che aveva fatto un corso e è venuta da me per ricordare qualche punto. Molto bene, quindi questo è, diciamo, è ciò di cui vi occupate in questo momento qui nei laboratori di filatura. Dopodiché ci sono le altre colleghe qui accanto che invece che vediamo andiamo a curiosare. Lei che cosa sta facendo? L'uncinetto. L'uncinetto, anche questa è una. Le lenzuole, dove lo voglio mettere? Anche questa è una tecnica molto antica, Ah, giusto? sì. Lei è la signora? Ecco, Maria Passarelli. quante ne ha fatti di questi lavori a uncinetto? Tengo 11 nipoti, ne ho fatte tutti i ricordi a tutti e 11 nipoti. Non lo so quante ne ho fatte. Infiniti. Infinite. Lei è la signora? Maria Carmela. Oh, siamo con Maria Carmela, anche qui ancora nel laboratorio di filatura. Invece lei di cosa si sta occupando? Ma sempre uncinetto per ve far vedere qualcosa di differente. Questo è un cotone, noi lo chiamiamo toppo. Quindi dalla canapa, dal toppo, cosa succede? Si fa questo tipo di gomitolo. Tipo di gomitolo. Come si realizza il gomitolo di. C'è una con quella cosa che c'è, questo. Cannoi. Con la cnocchia, quindi. Si fila e esce questo qua che poi. Si realizza il gomitolo con il quale poi. Realizzare tante cose, come un tappeto, una coperta, quasi tutto. Per quanto riguarda invece questo strumento, anche questo è uno strumento antico che veniva utilizzato per. Per fare queste cose, si fanno le matasse, i gomiti per ci lavorare. Per concludere, lei quindi sta facendo una sorta di copertina, giusto? Sto facendo un rotondo, un girandino rotondo per il tavolo di cotone grezzo, diciamo. Certo, per lei è il primo anno che partecipa al presepe vivente a Jelsi? Sì, il primo anno perché sono stata occupata prima. È stata una bella esperienza finora, la ripeterà anche l'anno prossimo? Ma se si farà, mi chiamano, io sono sempre pronta.
È una bella esperienza, è una bella emozione essere qua e essere visti, insomma, nel lavoro che uno fa da tanti visitatori che stanno venendo qui a Jelsi. Quello un po' pure perché più cose si fanno, il paese si conosce a tutte le parti. È un paese, sembra abbastanza conosciuto, sia dalla festa del grano, con il presepe, questo a noi fa piacere, specialmente a noi di Jelsi. Ma soprattutto se si riesce a tramandare, diciamo, una tradizione che potrebbe essere quella della filatura, in questo caso di vari... bimbi, le signorinelle dovrebbero incominciare a fare qualcosa. Siamo con le massaie del presepe vivente di Jelsi. Bene, signora Tiziana, allora da che ora qui le sue massaie si sono adoperate per fare i cavatelli? Allora, i cavatelli dalle 4, però abbiamo iniziato da stamattina a preparare un po' di cosette per offrire alla gente. Bene, allora il lavoro della massaia qui, inserito naturalmente all'interno della rappresentazione del presepe vivente di Jelsi, in che cosa consiste? Come vi siete organizzate? Come siete articolate? Che ruoli avete? Insomma, vedo che siete in molte. Sì, c'è chi fa la pasta fresca, chi frigge un po' di pasta di pane, ci sono le bimbe che imparano un po' l'arte culinaria della casa. E... Ah, signora Maria, allora intanto ci dica un po' come funziona. Lei ha fatto l'impasto? Sì, ho preparato l'impasto. Ci sveli qualche segreto su per fare degli ottimi cavatelli? Semplice, proprio un uovo, un po' di acqua, sale, farina, e poi impastando e poi si fa della piccola... line, decimino in dialetto, e si fanno i cavatelli. Molto bene, allora quindi il procedimento, adesso lei sta appianando un pezzo di pasta. Ok, vediamo il seguito. Nel frattempo, mentre lei procede, signora Tiziana, saremo qua fino alle intorno? Alle 20:30, penso. Per ospitare e per naturalmente far apprendere a tutti i visitatori che verranno dagli altri paesi limitrofi, insomma, qual è l'arte un po' della massaia. Lì invece c'è un po' di pasta e fagioli, un po' di pizza e minestra con la verdura campestre. E poi purtroppo è finito un po' di pizza con i peperoni, e dolcetti vari con lo zucchero, con l'uvetta, e molta altra roba, insomma. Bene, come vi siete trovate quest'anno con l'organizzazione del presepe? Ce l'hanno proposto, il parroco ce l'ha proposto e abbiamo accettato, perché è una cosa bella per il paese, per chi viene a visitarci, insomma. Okay. Bene, siamo con la signora Silvana, anche lei massaia qui per il presepe vivente di Jelsi. Per l'occasione, sì. Assolutamente sì. E lei invece si sta occupando di? Ho fatto un impasto di farina, poi ho messo del lievito di birra, ho fatto ricrescere e sto friggendo questa pasta di pane, così poi ci mettiamo un po' di zucchero sopra. E... Per offrire ai visitatori che verranno? Sì, sì. Primo anno per lei di partecipazione al presepe? Sì, è il primo anno, però è molto bello, ci stiamo divertendo. Emozionante? Sì, sì, no, è divertente, anche per il paese è bello organizzarsi così. Beh. Abbiamo qui delle piccole, allora voi come vi chiamate? Francesca. E tu? Esther. Marica. Allora, voi che cosa fate qua? Questi cavatelli. Ah, queste bimbe hanno fatto i cavatelli. Tutti questi cavatelli. Come avete fatto? Li abbiamo arrotolati e ci abbiamo messo la farina. L'avete fatto tutto da sole? Sì. Quanto tempo ci avete messo? Poco tempo. Quindi diciamo che... vediamo come fanno. Sì, abbiamo in diretta. Aspetta, spostiamo il cestino e vediamo come realizzate questi famosissimi cavatelli qui di Jelsi. Li attorcigliamo così e poi li mettiamo qua. Molto bene, il primo anno che partecipate al presepe vivente di Jelsi? Sì. Parteciperete anche l'anno prossimo? Vi è piaciuta questa postazione con le massaie, quindi alla prova cucina? Sì. Tu come ti chiami? Melina. Melina, anche tu hai fatto i cavatelli e insomma vedo che i risultati sono stati ottimi. Mi raccomando, apprendete tutto quello che potete da queste bravissime massaie. Allora facciamo così, tutte insieme, tutte voi quattro, facciamo un bel augurio ai telespettatori di Telemolise per il buon anno.